Bene, buonasera a tutti, innanzitutto grazie di essere qui, di aver sfidato la nebbia e il gelo per essere presenti. Questa sera è una serata un po' particolare perché è stata pensata non solo per presentare un libro come di solito ci capitava qui al Teatro Nebbiolo, ma più che altro per fare una chiacchierata con qualcuno che, tra le altre cose, è anche autore di un libro. Stefano Caserini è lodigiano, laureato, leggo dalla tua... Sei lontanissimi, tra l'altro. Tu mi vedi? Come si sta lì? No, ci vedo bene. Laureato in ingegneria ambientale, dottorato di ricerca in ingegneria sanitaria, ha iniziato a svolgere attività di ricerca scientifica sull'inquinamento dell'aria e le emissioni in atmosfera al Politecnico di Milano, dove oggi insegna fenomeni di inquinamento. È consulente di enti pubblici e aziende private sulle tematiche legate all'impatto delle attività umane sull'ambiente e agli inventari delle emissioni in atmosfera, e autore di diverse pubblicazioni. Il libro, A qualcuno piace caldo, è pubblicato dai tipi di edizione Ambiente. Ecco, il problema del tema, anzi il tema dell'ambiente è un tema che è molto dibattuto, tra l'altro anche qui nel Lodigiano, poi sicuramente Stefano magari ci darà anche delle indicazioni localistiche. Noi abbiamo pensato questa serata con una serie di domande su clima e ambiente, e per fare in modo poi anche che sia partecipata, quindi anche con dei vostri interventi dal pubblico e per qualsiasi curiosità. Ecco, partiamo proprio dal clima, Stefano, e quindi su questa vicenda, leggendo soprattutto sui quotidiani ma anche in rete, molto spesso o ci si dice che c'è troppo freddo o c'è troppo caldo. Quasi tutti gli anni è l'inverno più freddo degli ultimi 150 anni, no, non dico 150 anni perché ricorda, degli ultimi 120 anni, e quasi sempre l'estate
e l'estate più torrida degli ultimi 120 anni. Ecco, e allora sarebbe bello iniziare da qui. Quindi ci avviamo verso una glaciazione prossima avventura o verso l'aridità futura? Buonasera a tutti, ma sì, è vero che leggendo i giornali ci sono titoli contrastanti, ecco, da una parte abbiamo titoli pesanti, soprattutto d'estate a volte, più rischi del previsto, a volte anche titoli esagerati, qui vedete alcuni titoli, il sole, il clima, l'allarme per i mari sta arrivando di mezzo metro, a volte sembra, a volte si dice il punto di non ritorno, a volte nel 2100 morti, coste sommerse ovunque. In realtà ovunque no, nel senso che da noi difficilmente arriverà il mare, siamo troppo in alto, così un trentino ancora di meno. Pure al mondo 99 mesi per salvarsi, era venuto Carlo d'Inghilterra in udienza dal Papa con Camilla, ha detto questa cosa che non è vera, non abbiamo 99 mesi fortunatamente, poi 99 mesi ricorda proprio le cose dei supermercati, giusto? In realtà erano 100 mesi, 8 mesi prima, ma lui un po' che andava in giro diceva sempre 99 mesi perché veniva bene. D'altra parte abbiamo anche i titoli opposti. Tutte bufale, non è vero, e sono catastrofi naturali, la fa una favola che la terra si sta scaldando. Vedete lì a destra che nel 2005 anche il Ministero dell'Ambiente aveva organizzato un convegno in cui aveva avuto anche un po' di risalto sulla stampa, in cui si diceva che i cambiamenti climatici, che in minima parte risentono dell'attività dell'uomo, sono determinati essenzialmente dalle cause naturali. Tra l'altro l'organizzatore, che ha fatto anche un bel intervento, che aveva selezionato un po' tutti i partecipanti, prendendogli posti veramente strani che dicevano che non c'era nessun problema, è diventato ieri ministro, fra l'altro, dell'ambiente, ma comunque questo poi ne parleremo, è un particolare, diciamo. In realtà, ecco, oltre ai titoli dei giornali abbiamo poi anche a volte le cose proprio che non ci stanno, nel senso anche i ghiacciai delle Alpi, qui si dice stanno riprendendo. L'effetto serra sembra svanito, poi vedremo che l'effetto serra è un fenomeno naturale, se svanisse arriveremo a meno 18 gradi sotto zero. Tornate ai livelli del 79, i ghiacci delle Alpi, non abbiamo, anche chi va in montagna sa benissimo che si può vedere, chi ci va da una trentina d'anni, quanto sono diminuiti. Qui faccio scorrere velocemente alcuni titoli che dicono quanto dicevi, a volte invece la terra che brucia, anzi no. Quindi c'è questo doppio, anche su riviste serie, questa qui è la rivista Sapere, una delle riviste di divulgazione scientifica più importanti, ha pubblicato a febbraio un articolo, Un futuro con ghiaccio e selce, in cui si dice che l'allarme per global warming non c'è e stiamo andando verso una prossima glaciazione. Infatti adesso sarà ribattezzata Ignorare la rivista perché con Sapere non va bene come titolo. A volte anche cose divertenti, questo qui sul giornale, le Maldive affondano una bufala ma la prova dell'inganno sparisce. La storia, secondo l'articolista, c'è un albero che mostrava che il mare non stava salendo e gli ambientalisti l'hanno tagliato. Che è una cosa anche un po' strana, perché a parte un solo albero che mostra che l'albero sale, poi proprio gli ambientalisti vanno a tagliare quello per impedire che si disveli l'inganno del. In realtà ci sono dei dati da satellite chiarissimi. E così via. Abbiamo d'estate, magari arrivano titoli come questi, in alto destra il cittadino, non piove più sui campi, però vediamo che comunque ci sono un po' più caldo d'estate del solito, più aridità, piove di meno e piove in modo concentrato. A volte anche trafiletti, vedete l'effetto serra venuto dallo spazio, in cui si dice che non è colpa dell'uomo, è colpa dei raggi cosmici, e così ce ne sono tanti. Se ne parla veramente male di clima, eh. Se si guarda questo articolo, questo sull'uragano che c'è stato, famoso a New York, vi ricordate che hanno sgombato New York, per dare idea anche di che tipo di informazione abbiamo. 300.000 persone evacuate, poi fanno vedere nei trafiletti le varie fotografie, chi ci scherza su, Moby invece dice augura buona fortuna, il rapper dice preghiamo, Stephen King dice spero che non sia stata Katrina. Kate Perry dice ho già mangiato metà delle provviste, lo scrittore vino, quindi quello si vuole ubriacare, l'altro ha organizzato un blog e l'ultima che dice Irene è una zoccola, questo qui per dare l'idea delle posizioni che vengono ospitate. Ecco, purtroppo non sono cose che rimangono sui giornali, anche in Senato hanno fatto poco tempo fa, hanno fatto diverse mozioni in cui dicevano che l'Italia doveva smettere di fare politiche sul clima e qui i senatori si lanciavano a dire cose anche con numeri sbagliati di 1.000 volte, dire che era colpa di Marte e Plutone, oppure che appunto la calotta polare artica si era riformata come 20-30 anni fa, tutte cose assolutamente non vere. Non è soltanto da noi, la stampa americana va più o meno simile, anche nel Senato degli Stati Uniti, e sono successe delle cose divertenti, lì c'è una commissione molto potente su energia e clima, che
che sta bloccando tutta la politica di Obama sul clima. Ecco, c'è questo senatore del Tea Party che ha detto una cosa del tipo: non ci si deve preoccupare per la distruzione del pianeta, Dio ha promesso a Noè che dopo il diluvio universale non ci sarebbero state altre catastrofi. Quindi diceva, il problema è un problema teologico, non è un problema della fisica dell'atmosfera. Quindi qui usciamo dal mondo scientifico, ecco. Però il problema è che queste sono cose che non corrispondono alla scienza. Questo è un articolo che è uscito sull'Era Tribune, diceva sostanzialmente che alle scorse elezioni di metà mandato degli Stati Uniti, di 60 senatori che erano candidati per i repubblicani, solo uno diceva che il riscaldamento globale, cioè quello di cui vi parlerò oggi, è una cosa vera. Secondo gli altri 59 sono tutte montature degli ambientalisti e così via. In realtà la scienza non la pensa così. Questo è uno dei primi grafici che faccio vedere, è un sondaggio che è uscito su una rivista. Avevano chiesto, la domanda era: l'uomo sta modificando il clima del pianeta? L'hanno chiesto a climatologi, ad altri scienziati. Ecco, se si vanno a prendere i climatologi che pubblicano sulle riviste scientifiche, sono il colore azzurro chiaro, rispondono sì per il 98%, cioè su quelli che hanno, c'era uno su 100 praticamente non è convinto, gli altri 98 e mezzo sì. Se si prende altri scienziati meno competenti, quindi magari degli statistici o persone economiste, si arriva intorno all'80-70%, il pubblico è il 50%, quindi i senatori degli Stati Uniti sono sostanzialmente anche un campione che non torna con il campione anche soltanto la popolazione americana, cioè vengono selezionati proprio perché la pensano in quel modo. Quindi questo purtroppo influisce sul problema del riscaldamento globale. Poi sulle riviste scientifiche, queste sono in inglese, questa è PNAS, che è la rivista dell'Accademia delle Scienze Statunitense. Per darvi l'idea del titolo, li traduco: il primo dice evitare le dannose interferenze dell'attività umana con il clima, sfide formidabili ci attendono. E il secondo, riscaldamento globale, basta preoccuparsi, forse ci dobbiamo far prendere dal panico. Cioè questi sono i titoli delle riviste, quindi in realtà la scienza è su questo molto preoccupata. E allora andiamo nel cuore del problema, così almeno ci chiariamo le idee dopo questa rassegna stampa. Quindi cerchiamo di chiarire con parole, diciamo anche abbastanza semplici, fondamentalmente, cioè dov'è e cos'è il problema dei cambiamenti climatici. Sì, allora, trovo molto sintetico, nei studenti ne parlo per 18 ore nel mio corso che adesso è di mitigazione degli eventi climatici, quindi io abbrevio tutto in 4 o 5 grafici che però sono fondamentali, perché questi qui sono dei numeri che cerco di spiegarvi. Questo qui sono gli ultimi 2000 anni, in rosso vedete la CO2, il gas principale, poi c'è il metano e il protossido di azoto, vedete la CO2 dal 1800 in poi è salita tantissimo. E questo è dovuto al fatto che lì abbiamo cominciato a utilizzare carbone, petrolio e gas, bruciandoli buttiamo fuori il CO2 che si accumula nell'atmosfera. La cosa che vediamo poi anche dai dati che le temperature stanno crescendo. Questo ve lo faccio vedere con una delle animazioni che oggi vedremo. Si vede come, questo è un video fatto dal uno degli ultimi usciti di un importantissimo studio di ricerca. Vedete in alto vedete gli anni, hanno cominciato ad avere misure di temperature, a usarle intorno al 1800, e vedete anche l'area interessata dalle misure, cioè l'area su cui abbiamo dati per fare statistica. Si vede più o meno che anche pian piano vengono messi i termometri in varie parti del mondo, prima gli Stati Uniti e l'Europa naturalmente, ma pian piano arriva anche in Asia, arriva in Africa. Intorno al 1860 sostanzialmente cominciamo ad avere una superficie delle terre emerse del pianeta coperta significativa. E vedete qui in basso qual è la temperatura media. Okay? Quindi quello che si vede è che tutto sommato qui, intorno al 1800 fino al 1900, lo vedete sia a colori nella mappa e sotto come grafico, tutto sommato abbiamo delle temperature che sono intorno alla media, oscillano perché il sistema climatico è molto complesso, ci sono tante variazioni dovute a tutti i cicli climatologici, le circolazioni degli oceani, delle precipitazioni, delle nubi. Ecco, quello che si vede cos'è? Che se noi cominciamo a prendere l'ultimo secolo, quindi lo scorso secolo del 1900, quello che si vede è che cominciano a esserci dei cambiamenti molto limitati. Vediamo che già siamo abbiamo un po' più rosso nella mappa rispetto al 1800, siamo già saliti. Ecco, quello che succede è che vediamo nel 1930-40 cominciasse un po' di riscaldamento e si comincia a vedere il colore rosso.
Abbiamo poi intorno agli anni 60-70 una fase di stasi delle temperature, si sta stabili perché? Perché stavamo buttando fuori molta polvere, molti solfati, perché usavamo il carbone, anche a Tavazzano la centrale una volta andava ad olio combustibile, quindi buttava fuori molti polveri, solfati, e questi avevano un effetto di raffreddamento. Però quello che si vede, un segnale chiarissimo, è che se prendiamo gli ultimi 40 anni, le temperature stanno crescendo in modo inequivocabile. Questa è una frase usata dal Comitato ONU sul clima. Si vede che se prendiamo in particolare gli ultimi 20 anni, ogni decennio è sempre più caldo dei precedenti. Vedete, adesso vediamo gli ultimi 10 anni, vedete come la mappa comincia a essere rossa. Il 2010 è stato, con il 2005, l'anno più caldo mai registrato, a pari merito. Vedete, questo qui è il quadro degli ultimi anni. Nel grafico lo vediamo così. Questa è la temperatura media del pianeta, vedete che negli ultimi 40 anni c'è un chiarissimo segnale di temperatura. In Italia anche qui abbiamo riscaldamento, ci scaldiamo più del pianeta perché l'Italia, tutto il Mediterraneo si scalda più, è un hotspot, viene chiamato un punto caldo. Ecco, però la cosa importante è questa: non confondiamo il tempo con il clima. Questa è una delle prime cose che bisogna ricordarsi, anche se fuori fa freddo stasera e domani magari potrebbe esserci 3 gradi in più o in meno. Qui un grado sul clima del pianeta cambia tantissimo. Avete visto come cambiava poco nel corso degli anni. Qui invece tempo è il clima, è il tempo medio su 10, 20, 30 anni, lo cambiamo veramente, ci vuole tanto per cambiarlo. Quindi tutta l'ironia che si fa quando nevica, sapete che anche da noi, non solo gli Stati Uniti, che hanno fatto il pupazzo di neve di Al Gore quando è venuta una nevicata forte su New York, ma da noi una volta che nevica ci sono le pubblicità, questo è il giornale che titola "Ecco il pianeta surriscaldato", l'ironia, okay? Però questa è la mancanza proprio basilare della prima cosa che ti insegnano, secondo me, già alle scuole medie, ossia che non c'è. Il tempo e il clima sono due concetti diversi, bisogna ricordarseli poi, ok? Nel senso, questa è una cosa importante. Anche se fuori fa freddo non vuol dire che il pianeta si sta scaldando. Il clima è il clima di tutto il pianeta. Magari quando c'è stato un inverno molto freddo da noi, in realtà sopra il Canada, ci ricordate, c'erano le Olimpiadi e non aveva la neve, faceva un caldo boia e non nevicava. Quindi in un posto soltanto non vuol dire molto. Andando velocemente, abbiamo dati chiarissimi che in particolare il nord del pianeta, come avete visto in quell'animazione, si sta scaldando tantissimo. Questo è un grafico sull'Artico, vedete come negli ultimi 30 anni, 40 anni, in particolare, poi anche l'ultimo secolo, c'è un segnale di aumento di temperatura che è inequivocabile. Infatti sono tutti molto preoccupati. Il problema cos'è? Che si attendono riscaldamenti, per adesso abbiamo avuto un grado di aumento di temperatura, ci aspettiamo intorno dai 2 ai 4 gradi di aumento di temperatura a fine secolo. 2 gradi se non faremo niente, 3-4 gradi se... cioè no, 3-4 gradi se non faremo niente, 2 gradi se saremo bravi e faremo il massimo possibile. Ma almeno un altro grado lo portiamo a casa di sicuro, perché stiamo facendo poco, per cui con l'inerzia che c'è nel sistema andremo avanti. Noi vedremo le ondate di calore, vi ricordate, c'è stata in Russia l'anno scorso, ne abbiamo avuto una settimana soltanto, l'anno scorso, 2 anni fa, nel 2010, cioè la penultima estate, hanno avuto 30 giorni, 33 giorni con temperature più di 30 gradi, è bruciato un sacco di zone, hanno avuto 11.000 vittime, a Mosca 56.000, quindi questo è quello che può succedere. Se succede in Calabria, ci sarà lì, Calabria che brucerà, quindi quello che noi vedremo è ondate di calore molto forte e estive, quello soprattutto ci farà male. Per dare l'idea, adesso questo è un grafico, vado veloce, dai. Ecco, qual è il problema? Noi vedremo l'ondata di calore, il problema soprattutto è nell'Artico, questo è il mare dell'Artico. D'inverno è così perché ghiaccia, fa un freddo cane, d'estate la parte ghiacciata è un po' meno perché fa comunque freddo e il ghiaccio resiste, però è meno. Cos'è che succede? Che negli ultimi 30 anni, vedete, nel 2007 il ghiaccio marino, questo qua galleggiante, se n'è perso più o meno il 40%. Anche qua non scende regolarmente, ma con oscillazioni, però c'è un dato chiarissimo. Questo non è tanto, è un problema per gli orsi che vivono sopra il ghiaccio. Se si fonde questo ghiaccio non aumenta il livello del mare, il problema è quell'isola che c'è qua di fianco. Okay. Quell'isola qua bianca, non so se si vede qua così, quest'isola qua. Questa qui è la Groenlandia. Quindi se si perde il ghiaccio della Groenlandia sono l'equivalente di 7 metri di innalzamento del livello del mare. Quindi se ne perdiamo il 20%, gli oceani salgono di 1,5 metri. L'altro, qui si vedono, quando gli scienziati che vanno, vedono che tutti i fiumi che drenano il ghiaccio della Groenlandia stanno salendo. L'altro problema è l'Antartico, che è dove l'uomo non c'è, c'è soltanto in piccole stazioni scientifiche, ci sono i pinguini, è un continente di ghiaccio. Ecco, quello che si sta vedendo in Antartide è che anche lì si cominciano a vedere dei piccoli segnali di disgelo. In questa parte qui dell'Antartico,
che l'equivalente di questa parte sono 6 metri di innalzamento del livello del mare. Quindi con un po' di riscaldamento ci si attende che nel giro di qualche secolo potremmo avere innalzamenti di metri di livello del mare. Attenzione, non è come nei film, vi ricordate quel film che c'è stato l'alba del giorno dopo, giusto? Che c'era l'ondata che invadeva la città. Ecco, quello è Hollywood. Però 3-4 metri in 3-400 anni sono comunque un'enormità. Se noi pensiamo alla nostra storia, quindi diciamo 150 anni, 300 anni fa, andiamo nel 1700, il canaletto dipingeva Venezia, tutti i suoi quadri che vediamo nei musei, e il mare più o meno era lì. Okay? Poi Venezia sta sprofondando, quindi il mare è salito di 30-40 centimetri, però sappiamo che non sono stati metri nel giro di 300 anni. Qui invece soltanto nel giro di 300 anni potremmo avere innalzamenti di 3-4 metri. Quindi questo è il problema del riscaldamento globale, quindi un problema su scala vasta. Poi noi non siamo alle Maldive, sicuramente i più preoccupati sono le Maldive, in quegli isolotti del Pacifico, in cui il punto più alto dell'isola è a 1,5 metri. Vuol dire andare da un'altra parte, però ecco, sicuramente dobbiamo occuparci anche di vivere in Bangladesh, o di vivere nel delta del Nilo, dove basta mezzo metro per passare ad avere un profilo della costa completamente diverso. Ma quindi, visto che prima parlavamo di vittime in Russia e visto che abbiamo letto ultimamente anche sui quotidiani quello che è successo a Genova, può essere dipendente dai cambiamenti climatici o è un fenomeno assolutamente diverso? E questa è una domanda, non è facile questa domanda, nel senso che in realtà il clima, abbiamo detto, il tempo medio, quindi noi non possiamo dire che un singolo evento meteorologico è dovuto al cambiamento climatico. Se noi prendiamo la precipitazione di Brugnato, quella che c'è stata, è stata la precipitazione, il record di precipitazione intensa, ossia sono venuti in 6 ore più o meno mezzo metro di neve, 472 mm. Il precedente record era l'alluvione del 70 di 447 mm. Lì era venuto poi anche in tutto in 24 ore molta più pioggia, ma lì in 6 ore mezzo metro d'acqua. Per dare l'idea, da noi piove 1 metro all'anno. Okay? Quindi lì è venuta in 6 ore quello che viene normalmente in mezz'ora. E gli effetti li avete visti, vi faccio vedere perché ho scaricato da internet un paio di video. Monte Rosso, okay, quindi quando viene mezzo metro di neve viene corrivato, quindi c'è stato qualcosa che è assolutamente catastrofico. Quando parliamo di catastrofe, la catastrofe sostanzialmente può essere vista come questa cosa. Oltre a Monte Rosso abbiamo visto poi Genova la settimana successiva, faccio vedere perché so che qui ci sono diversi affezionati di Bonassola. Questa qui è l'immagine di Bonassola, si vede, non è stato Monte Rosso, però vedete anche città che conosciamo, in cui andiamo, completamente devastate, quindi bar completamente scoppiati con l'acqua. Ora, per rispondere alla domanda, noi non possiamo dire che quanto è avvenuto a Monte Rosso è direttamente imputabile ai cambiamenti climatici. Perché? Perché abbiamo bisogno della statistica. Nel senso, le alluvioni ci sono state anche magari 300-400 anni fa. Quello che fanno i cambiamenti climatici è le rendono più probabili. Cioè, anziché venire ogni 300 anni, mezzo metro d'acqua in 6 ore, ti viene prima ogni 100 anni, poi ogni 50 anni, poi magari ti viene 3 volte in 20 anni. O fra 50 anni potrebbe essere la precipitazione di tipo estiva. Okay, quindi è questo il problema. Noi cosa vediamo? Che gli scienziati dicono che se si scalda il pianeta c'è più vapore acqueo in atmosfera e quindi poi scende più velocemente. Quindi la fenomenologia ci dice è possibile. Dai dati i climatologi cominciano a dire sì, registriamo precipitazioni più intense. Quindi anche la piena di Lodi, in cui anche il mio garage è nato sott'acqua, è una piena con dei tempi di ritorno molto lunghi. Quindi il problema è che queste piene qua, anziché avvenire ogni 200 anni, avvengono più spesso. Quindi dobbiamo prepararci. Per dare l'idea, questa invece è Vernazza, vedete lì quella linea, per fare un riferimento, questa è Vernazza dopo l'alluvione, quella è la linea. Okay? Quindi per dare un'idea dove è arrivato, cosa vuol dire questo tipo di danni. Quindi dobbiamo assolutamente prepararci. Perché qui oltre al problema del clima c'è stato anche che il territorio non era preparato, non abbiamo fatto niente per adattarci. Invece dobbiamo sapere che siccome ci sono più precipitazioni, bisogna fare in modo che non si creino tappi, eccetera, eccetera, eccetera. Questo per dire un'altra fotografia impressionante che si trova sul web, la stessa casa, okay, è stata coperta da 7 metri anche lì dei detriti e così via. Allora, sulle tesi alternative, prima abbiamo visto un po' di titoli
prendo dal tuo libro, in un capitolo abbastanza, direi abbastanza chiaro già nel titolo, Cabaret climatico, alcune tesi del simpatico Giuliano Ferrara, così poi le commentiamo, anzi ce le commenti tu. Dunque, se mi dicono in TV che fra 40 anni è finito il pesce e l'oceano, non scambierà ossigeno con l'atmosfera, penso che mi vogliono prendere per i fondelli. Se mi dicono che il conto degli uragani dimostra gli effetti minacciosi del riscaldamento globale del pianeta e che diventeremo in tempo storicamente accertabile un immenso tropico alluvionato, mi sento preso in giro. Se mi fanno vedere un ghiacciaio fotografato nell'Ottocento e poi l'altro giorno, per impressionarmi e convincermi che lo scioglimento dei ghiacci è tale da alzare il livello del mare fino all'assedio delle terre emerse dei centri urbani, penso che mi vogliono far fare la figura del cretino. Continuo. Se poi aggiungono che tutto questo dipende dai tubi di scappamento delle Fiat Punto e delle emissioni industriali, mi viene voglia di ridere e anche un po' di piangere. Sarò anche un bastardo egoista di quelli che se ne impipano dell'ambiente. Sarò anche un insensibile che si chiede che cosa i posteri abbiano fatto per noi e li disprezza. Un arrogante troppo sicuro di sé. Un presuntuoso che non capisce i dati della scienza, ma voglio qualche delucidazione in più. E avanzo dei dubbi che la scienza e la tecnica non hanno mai fatto male. Newton spiegò con una forza fisica il perché della mela che cade a terra dall'albero, ma se avesse detto che alla fine cadremo tutti a quattro zampe e resteremo schiacciati, intrappolati nelle macerie di case, in pietre, incapaci di reggere la gravità, lo avrebbero giustamente preso per matto. Io dico che di pesce ce n'è ancora abbastanza per molte generazioni e desidero mi si dimostri il contrario. Non con dei controversi modelli lineari cosiddetti, ma con prove fondate sul rapporto di causa ed effetto, prove aristoteliche, non di sociobiologia della Terra, un paradigma scientifico che nemmeno Nostradamus. Io dico che il conto degli uragani sulla scala temporale necessaria per definire un rapporto tra variazioni atmosferiche e apocalissi prossima avventura è materia di memoria incerta. Non c'è alcuna certezza riguardo ai secoli passati, dunque non c'è alcuna certezza riguardo ai secoli futuri. Questo sì, Giuliano Ferrara ne dice spesso. Io non sapevo che avesse tra l'altro delle mire climatologhe. Sì, sì, lui si lancia in queste cose qua. Vi faccio sentire anche un audio così poi li commento tutti assieme. Sì. Perché anche questo è divertente. Per esempio, l'aviazione commerciale che inquina il cielo mi ha sempre fatto ridere, Bradesi. Quelli che dicono le star di Hollywood che dicono io ho ridotto i miei viaggi alle Maldive perché non voglio inquinare. Ma è una cretinata, ma guarda il cielo quanto è grande! Cosa vuole che faccia un Boeing 707? Anche è enorme il cielo, l'ha guardato dal finestrino dell'aereo. Quindi il suo argomento era, in questo ultimo caso qui, il cielo è grande, non può essere inquinato. Che è interessante nel senso che vuol dire che insomma, tutti gli scienziati che si preoccupano, fanno i conti, fanno le misure, le concentrazioni, tutti i grafici che vi posso far vedere, sono tutti dei visionari. È un po' lui come è... se solo qualcuno ruba poco, sì, non esiste l'illegalità. No? Ma io sembra. Alla fine nel libro ho citato Frankfurt, sapete Frankfurt è un filosofo importante che ha scritto un piccolo saggio agile che trovate in libreria che si chiama Stronzate, un saggio filosofico in cui lui cerca di argomenta la differenza fra la bugia e la stronzata. Lui è un punta di filosofia e dice la differenza cos'è, che chi dice stronzate non è interessato agli elementi di verità del suo discorso. Cioè mentre uno può mentire, ma se mente sa qual è la verità e dice no io mento perché voglio nascondere la verità. Invece chi dice stronzate dice non gli interessa né la verità né nasconderla. Dice, questo non vuol dire che il suo discorso sia mosso da un impulso anarchico, ma che la ragione che lo guida e lo controlla non si cura di come stanno davvero le cose di cui parla. Ecco, quello che tu hai letto di Ferrara va in questa direzione, nel senso lui fa degli discorsi in cui dice, se mi dicono che tutto il pesce finirà, ma nessuno dice che il pesce finirà, okay? Nel senso non c'è scritto in nessun rapporto scientifico che il pesce domani finisce. C'è il problema magari di perdita di biodiversità, di diminuzione degli stock, e così se mi dicono che i ghiacci, insomma sui ghiacci abbiamo dei dati chiarissimi. Quindi la sua argomentazione è un'argomentazione retorica, come adesso alcuni passaggi di quelli che hai detto, ma non entra nel merito. Okay? Lui fa molta demagogia, ma per darvi un'idea, l'ultima cosa che ha scritto, ecco, è questa, poco tempo fa, a gennaio, viva il petrolio. Okay?
poi se non leggi l'argomento, ma come viva il petrolio? Insomma, almeno il petrolio è il problema che sta finendo, oltre al tema del clima, anche se non facesse niente la CO2 prima del pianeta, sappiamo che purtroppo è limitato. Si può discutere se aumenteranno molto i prezzi per via della scarsità fra 2 anni, fra 5 anni, 10 anni, ma insomma prima o poi questo petrolio finirà. E lui invece dice che bisogna puntare sul petrolio, non sulle paleoliche. Quindi il problema è che a me non sembra interessato. E qui vengo al tema del libro, nel senso che in realtà... Quello era Ferrara, ti auguravi l'arresto di Ferrara. Ecco, questo qui è l'idea, nel senso, è per parlare del negazionismo, nel senso che Ferrara io l'ho catalogato fra quelli che chiamano negazionisti climatici. Perché negazionisti? Perché non è lo scetticismo. L'unica cosa che diceva giusto lì Ferrara è che alla scienza il dubbio non ha mai fatto male. Questo è vero. La scienza si basa sul dubbio, è un processo di scetticismo organizzato e nelle scuole si cerca di insegnare agli studenti a dubitare. Però la scienza è anche, a un certo punto, quando le cose si sanno, partire da quelle e andare avanti. Okay? Non ci si discute più se fa male fumare. Okay? Si sa che ci sono delle statistiche sul tumore del polmone, una cosa e l'altra. Per uno può fumare, però non mette in discussione no, non è vero, fumare fa bene. E perché? Perché anche se anche lì ci sono stati dubbi per tanto tempo, ormai tutti quelli che studiano questo tema dicono statisticamente la cosa c'è. Quindi attenzione, lo scetticismo è importante, è giusto che ci sono i bastian contrari, e questa è una vignetta bellissima di Mordillo, insomma, di quello che viene portato via perché era il bastian contrario. Però ecco, non stiamo parlando di questo. In realtà il problema è che qui agiscono e interferiscono con le politiche sul clima. Quel senatore che ho detto che appunto dice che dobbiamo stare tranquilli perché Dio ha detto che ci sarà un solo diluvio, in realtà sta bloccando la politica sul clima degli Stati Uniti, lui con tutti insomma, gli esponenti del Tea Party. Io ogni qualcuno piace caldo, appunto parlo proprio di negazionismo climatico, io ho fatto un po' una schematizzazione delle teorie, degli argomenti che usa anche Ferrara. Cioè, inizialmente si discute che qualcosa sta cambiando, e lui ad esempio dice che i ghiacciai non stanno cambiando. Quando si fanno vedere le foto o i dati, il passaggio successivo è vabbè, il clima è sempre cambiato. Se fai vedere, il clima è cambiato oggi più che nel passato. Negli ultimi 30 anni c'è un aumento di temperatura che come velocità non ha paragoni da quando abbiamo i termometri, ma anche gli ultimi 2000 anni. Se si fanno tutti gli esami sugli anelli degli alberi, sui sedimenti, si vede una cosa proprio chiara sulle temperature. Il passaggio successivo l'uomo non c'entra. Okay, vabbè, il clima sta cambiando tantissimo, ma è colpa del sole, i raggi cosmici. Dopo si va, non dobbiamo preoccuparci, il riscaldamento globale fa bene. E noi siamo in Italia, fare qualcosa costa troppo, okay? Quindi dire vabbè è vero non farà bene ma adesso c'è la crisi, l'ultimo passaggio ormai è troppo tardi, e secondo me Ferrara fra un 6 mesi, un anno dirà, cambierà idea e dirà no vabbè ma allora se è così, troppo tardi, qualcuno l'ha già fatto, qualcun altro dei negazionisti climatici c'è già arrivato. E allora che cosa si può fare? Ecco, che cosa si può fare, quali iniziative ai diversi livelli per cercare di almeno di rimanere, come dicevi tu, in quel delta di un grado o due e di non rischiare che ormai questi ce li meritiamo, no? Nei prossimi anni un quelli grado sono già decisi per via del fatto che abbiamo buttato in atmosfera questi gas ci mettono un po' per riscaldare tutto il pianeta, perché quindi e quello poi, è un regalo dei nostri padri, i nostri e poi figli. Anche il fatto che oggi non stiamo diminuendo le emissioni, stiamo ancora aumentando, e anche se siamo bravi, se riusciamo a fare il massimo che possiamo, ci metteremo diversi decenni prima di ridurre le emissioni. Le cose da fare, vado qua veloce, salto alcune cose. Io penso 3 cose, di solito dico ai miei studenti, qui le riassunto molto velocemente. Innanzitutto cercare di capirci di più e cominciare a gestire il problema a livello così anche psicologico, individuale, cioè farsene una ragione, ok? Non farsi prendere il panico, non cominciare a dire che è troppo tardi, perché io vedo anche questo problema per il futuro. A un certo punto, quando cominciano ad esserci estate molto calde, alla fine non si vuole neanche più discutere delle cose da fare, si arriva all'emergenza, noi in Italia siamo il paese dell'emergenza. La seconda cosa da fare, si parlava di Monte Rosso, Vernazza, Genova, l'adattamento, ossia avremo dei problemi sul clima, di sicuro, già li stiamo avendo, cerchiamo di minimizzare i danni. Lì a Genova, a Monte Rosso, si potrebbero fare tante cose nel gestire in un certo modo i fiumi, nel non cementificare, negli allami. Okay, molti dei danni sono stati avuti, gente che è morta perché gli è arrivata addosso l'onda e non lo sapeva. Quindi lì si potrebbe fare molto di più sulla preparazione
E insomma il sindaco non è neanche lui l'ha preparato, fra l'altro le competenze non erano neanche del sindaco di Genova, del prefetto, nessuno l'ha detto, per cui. Però ecco, lì dovevamo fare veramente tanto per minimizzare i danni. E poi la cosa che io insegno nel mio corso al Politecnico è ridurre le emissioni. Cioè se il problema sono queste emissioni che derivano dal fatto che bruciamo petrolio, gas e carbone, bruciarne di meno. Bruciarne, arrivarono a bruciarne più. Su questo c'è tantissimo da fare, vi faccio vedere magari. Non so, qui non vorrei metterla troppo dura, per cui cerco di farvi capire un po' dei video quello che si potrebbe fare. Faccio vedere magari con un cartone animato, davvero, così che riassume, perché le cose secondo me le sappiamo, queste cose qui che io ho scritto qua, giusto? Le avete già sentite, risparmiare energia, le energie rinnovabili. Il problema è che facciamo fatica a farle. Cartone animato va bene, ditemi se volete o vediamo un film. Questo è fatto dalla Commissione Europea, quindi dentro c'è un po' tutto, poi se ne possono fare altre. Ma io penso che magari più che, cioè si dovrebbe discutere forse non soltanto delle cose da fare, ma anche del quello che stiamo facendo. Perché ecco, io ho visto un video l'altro giorno e ho pensato che è un po' l'atteggiamento con cui noi ci approcciamo a queste cose. Ve lo faccio vedere perché dà l'idea
di come siamo noi su queste cose, secondo me. Che è questa qua. Noi stiamo partendo, ma non abbiamo ancora davvero tirato la punizione sull'efficienza energetica, cioè lo sappiamo queste cose, ok? Però mi sembra che continuiamo a dircele e è un problema perché le cose ne abbiamo tante da fare. Abbiamo qui, vedete, un piccolo riassunto: le università sono piene di corsi che spiegano come fare le case che riscaldano meno rispetto ad altre cose. Si tratta di farle, farle urgentemente. Questo perché? Perché per dare l'idea, dovremmo farlo entro 40 anni. Sapete che il G8 all'Aquila, quello che era stato fatto all'Aquila, Berlusconi, che l'ha diretto, diceva di averlo diretto sostanzialmente, hanno approvato il G8, quindi non il movimento ambientalista, un accordo in cui i paesi del G8 riducono le loro emissioni dell'80% al 2050. Quindi noi abbiamo già deciso di ridurre dell'80% le emissioni in 40 anni. Okay, quindi 80% rispetto al 1990, quindi nel 2020 dovremmo già fare qualcosa, o 20-30%. I paesi industrializzati invece cresceranno un pochettino con le emissioni perché devono ancora costruire scuole, ospedali, quindi hanno bisogno di tanta energia ancora per avere un po' di infrastrutture che servono. Noi non ce ne rendiamo conto, ma in realtà l'energia è molto comoda. Quindi a livello del 2050 l'obiettivo mondiale è ridurre le emissioni del 50%. Quello puoi farlo se fai quelle cose del cartone animato. Cioè, se davvero ti metti a pensare all'efficienza energetica, a evitare lo spreco, riesci davvero a raggiungerla. Poi c'è tanto da fare sulle tecnologie, qui ho messo i titoli di 4 rapporti di 4 importanti centri di ricerca che dicono che questo è possibile, che non sono tecnologie. Da noi abbiamo discusso a lungo del nucleare, sembrava che o facevi il nucleare non potevi fare niente. In realtà puoi fare tante cose con diversi modi e si può scegliere anche se fare un po' più di solare, un po' più di eolico, a seconda che c'è il sole, c'è il vento, o con le biomasse, con altri sistemi. Quindi qui finisco la parte dell'ingegnere, però di questo abbiamo ormai tantissimi libri che ci spiegano che le cose si possono fare, alcune sono anche convenienti. E allora la domanda che viene, direi abbastanza spontanea, è perché non vengono fatte? E in più ti chiedo anche se veramente non vengono fatte in tutto il mondo, cioè se noi viviamo da questo punto di vista, quindi di un'innovazione per cercare di risolvere questo problema, in che posizione siamo all'interno degli altri stati, almeno europei? Ma adesso qualcosa stiamo facendo anche noi. Io, quello che facciamo noi secondo me arriva bene da questo video qua, che a me piace molto, ve lo faccio vedere. Speriamo che faccia bello domani. Che cosa dicono in presente tempo? Non lo so, comunque non si capisce più niente questa storia del Niño, eh? Piove, poi nevica, sì, poi il sole improvvisamente caldo, febbraio caldo, magari marzo freddo, no. Se posso permettermi, non credo sia colpa del Niño, signore. Allora perché? Perché dovete sapere che in origine il Niño era una corrente marina calda che temperava le acque del Perù e del Cile. Diciamo che questo fenomeno, pensate, ha causato sconvolgimenti climatici che hanno provocato lunghissimi periodi di siccità. Sì, nel nord dell'America del Sud e soprattutto in Brasile. Dai, questo non lo sapete voi. Ma voi saprete sicuramente che perché si chiama il Niño. No, guarda, non è che... Pensate che sono stati gli indigeni a chiamarlo così. Dai! Il Niño per loro, sì, il Niño per loro è Gesù Bambino, poiché quella corrente calda arriva più o meno verso Natale. Che carini! Sì, ma pensate che è un fenomeno che stanno studiando gli scienziati di tutto il mondo. Ma naturalmente voi mi chiederete perché vi ho raccontato tutto questo, ve lo sapete chiedendo? Ma naturalmente questo per dimostrare che l'influenza del Niño sul clima europeo e soprattutto su quello italiano è davvero minimo. Diciamo che forse si limita a qualche temporale in più, ma ecco, non condiziona in modo significativo le nostre temperature. Ah, allora potrebbe essere forse colpa del buco dell'ozono. Il buco dell'ozono? Ma mi stupirebbe moltissimo la cosa. Deve sapere che l'ozono è un gas che filtra i raggi ultravioletti del sole. È una fascia sottile della stratosfera che galleggia a una distanza di... Ma certo, e diciamo che galleggia a una distanza di circa 25 chilometri da Terra. In questo senso, voglio spiegarvi che tutta la situazione che...
cui abbiamo parlato, praticamente. Jason, noi non vogliamo molto, secondo me, impegnarci in queste cose. Questa è come io vedo, secondo me stanno andando le cose, nel senso c'è una attenzione a queste cose, però anche vedo che si comincia a dire sì, vabbè, dai, abbiamo già tanti problemi, adesso dobbiamo metterci anche questa cosa qui. Quindi secondo me uno dei motivi per cui non stiamo partendo con la velocità che sarebbe necessaria è perché non abbiamo forse capito la dimensione del problema. Io ho messo qui una serie di elenco dei motivi per cui non stiamo facendo tanto. Innanzitutto perché c'è una sorta di inerzia del cambiamento tecnologico. Quando noi pensiamo di cambiare velocemente, dobbiamo ricordarci che in realtà i grandi cambiamenti richiedono tanto tempo. Anche, non so, i computer ci hanno messo 30-40 anni prima di arrivare in tutte le case. Poi contano molto gli interessi particolari, e anche in Italia c'è un'influenza alla fine, se guardiamo al mondo dell'informazione, di insomma, questo cambiamento non è così ben visto. È ben visto magari se c'è un business alternativo, ma se non c'è, si aspetta. Poi abbiamo un'abitudine a rimuovere i problemi, per cui non siamo fino in fondo interessati a fare queste cose. Questo lo dico anche per me, nel senso, poi alla fine non, da tutti capita di non avere voglia di affrontarli fino in fondo. Il problema che, per cui non affrontiamo, è che in realtà non è qualcosa che ci riguarda direttamente, nel senso, cioè, non abbiamo magari l'estate calda, ma poi viene il freddo. E questo fa sì che ti dice sì, vabbè, ma devo per forza fare queste cose se fa così freddo, e così. Questo secondo me ce lo portiamo dentro. Alla fine non abbiamo le leggi anche che ci aiutano. Io penso che per molte di queste cose che dobbiamo fare ci saranno quando la politica dà un segnale chiaro. Faccio un esempio: se ci fossero degli standard sui nuovi edifici rigorosi come ci sono in Germania, alla fine i costruttori si adeguerebbero e costruirebbero case più efficienti. Oggi questa cosa in Italia non sta ancora avvenendo, abbiamo delle normative vecchie rispetto a quelle che ci sono in altre parti d'Europa. Già Bolzano, sapete, Casa Clima, ha delle normative già più avanzate. Lodi, so che il Comune di Lodi ha fatto qualcosa, non è così in tutta la Lombardia. Quindi questo vuol dire perdere magari ancora 5-10 anni, però se guardiamo in altre parti d'Europa le hanno fatte da 10 anni, però la nostra politica non si è interessata. Oggi il problema è che vedo anche un ritardo nelle cose perché ci sono altre priorità. Se guardiamo anche adesso la crisi di governo e tutto, non si parla quasi d'ambiente. Avevano praticamente deciso di abolire il Ministero dell'Ambiente, poi all'ultimo momento invece l'hanno salvato. Prima doveva essere un ministero che dipendeva dal Ministero dello Sviluppo Economico. E questo è anche, secondo me, così a livello interessante, a livello teorico, che il Ministero dell'Ambiente dipendeva da quello dello sviluppo economico e non viceversa. Questo potrebbe essere anche viceversa. Quindi alla fine questi sono secondo me i principali motivi per cui non facciamo quello che dovremmo fare, o che sappiamo di dover fare forse. E allora prima poi lasciamo spazio alle domande, prima di lasciare spazio alle domande, però noi di solito finiamo sempre, come tu sai, qui il teatro Nebbia l'unità, cioè siamo abbastanza avvezzi alle sfide, cioè le raccontiamo, però ci impegniamo sempre per cercare di chiudere con un po' di ottimismo, ecco. Vi ho preoccupato troppo, devo finire di... No, figurati. No, la domanda vera è però, visto quali sono gli ostacoli, visto quali sono, comunque qual è l'urgenza, visto anche comunque dei tempi già stabiliti che vanno rispettati, la mia domanda era se secondo te è possibile riuscire a rispettare questi tempi, cioè se il cambiamento non climatico, quindi il cambiamento che serve per superare il problema dei cambiamenti climatici, secondo te è fattibile ed è percorribile? Sì, no, si può fare, dicevo, ci sono tanti studi che hanno fatto vedere come volendo le tecnologie ci sono e con i giusti incentivi puoi fare questo cambiamento. E io ho anche altri motivi per essere ottimista, nel senso, quella è una cosa che sappiamo, però sappiamo che non è che le tecnologie vengono da sole, non può essere tutta la tecnologia, ci deve essere che è una visione che... Forse il pianeta è anche limitato, senza forse, cioè dobbiamo capire che non possiamo andare avanti a consumare in modo illimitato. Qui vado veloce e arrivo a una parte sulle buone notizie, dopo magari torno indietro. Allora, io sulle buone notizie vorrei dire queste cose qua. Innanzitutto, noi sappiamo che possiamo farcela, ok? E sappiamo che è quello che sta accadendo.
E questo qui è un grosso vantaggio, nel senso che sapere che possiamo farlo ti dà un motivo per farlo. Sappiamo che se non lo facciamo succedono certe cose, quindi siamo in vantaggio rispetto ai dinosauri, giusto, perché sono estinti senza saperlo, noi siamo in vantaggio. Sappiamo che il nostro sistema è terribilmente inefficiente, cioè abbiamo un sistema energetico collaborato, questo vuol dire che possiamo fare molto per... cioè se avessimo già un sistema energetico efficientissimo farebbe molta fatica. L'altra cosa, molte delle cose che gli impianti che produrranno energia nel 2050 non li abbiamo ancora costruiti, quindi se anziché fare centrale a carbone costruiamo centrali eoliche, queste diciamo, non le abbiamo ancora già costruite tutti, dobbiamo tenerceli. Sappiamo che costa tanto, perché è un conto dire sì, è possibile, però di solito dicono, vabbè, ma quanto costa? Dico sì, costa, ma non costa tantissimo. Si fanno i conti, si vede che in realtà, insomma, rispetto a tanti altri soldi che girano nel sistema economico, non so, pensiamo agli aiuti dati a tutto il sistema finanziario, quelli sono soldi che, se dati nel, come incentivi alle tecnologie, potrebbero fare tanto. Quindi il cambiamento è soltanto questione di scelte. Io sono arrivato a questa conclusione, è una questione sostanzialmente politica. Possiamo fare nuove strade, possiamo anche trovare un modo per promuoverle. Vi faccio vedere alcuni video di possibili modi in cui si potrebbero proporre, perché stamattina ero da un'amica nel suo studio e ho visto che aveva le luci accese in una stanza, aveva tutte le luci accese dall'altra parte e mi sono un po' stupito. Allora, mi sono ricordato di un video in cui parlava di come si potrebbe fare a livello proprio anche delle aziende, la cartella per fare qualcosa. È un film in inglese, ve lo traduco per chi non sa l'inglese velocemente. Si sente? Non si sente più. So, going green, what does it mean? Cosa vuol dire diventare verdi? Corporate sizing means taking risks. Dice, vuol dire prendere rischi a livello aziendale. And then recycling that box. They listen to all your suggestions. They made these booklets. And they're sent someone to help implement those directives. E io ho pensato, dopo il suggerimento, di chiamare qualcuno che ci aiuti a implementare le cose. The Eco Ninja. L'Eco Ninja. Questions? Yeah, I think that's a joke. Ah, è uno scherzo? Directive 8. No more plastic water bottles. Direttiva 8, non più bottiglie di plastica. So, go through your booklets, go back to work, and go green! Quindi, avete capito, andate a lavorare e diventate green, diventate verdi. Aveva detto che poteva stampare double face anziché da un lato solo. I'll just go ahead and recycle these. Io riciclerò tutto comunque. Non è. Yeah, in this office now it's recycling. Ora nell'ufficio c'è il riciclaggio. Ora siamo molto green. The Eco Ninja has some issues with boundaries. Cioè Eco Ninja ha dei problemi con i limiti, nel porsi dei limiti. Sure.
sei il prossimo, dice il cartello. Forget to power down before lunch. Hai lasciato acceso il video quando sei andato a pranzo. Mi ha scritto tu sei il prossimo. It's been a long day. But it's been a green day. È stato un giorno lungo, ma un giorno green, un giorno verde. Things are starting to turn around. So this said it could be a differential. Oh boy. But I don't know, you never know about these things. It could be the transmission. Don't even. Hello ladies. Hello girl time. What's up? Babies, tears, and feelings. What's that, Ned? You don't buy free trade coffee? And you burn plastic bags? And you buy it? Sacchetti di plastica. Because, I mean, if it's a transmission, that's got to be at least three brands. Oh, easily. I voted for Gore! Is that a wooden mug? I've always said as a kind of a mantra, protect Mother Earth. No, il nostro and mission è proteggere Madre Terra. By protecting Mother Earth. Times are tough with the recession and everything. But if you beat people up, you're fired. No exceptions. I'm sure I wasn't the only one to complain. Of not recycling and ninjas, and I think we had some pretty good team building. Questo per dare l'idea di come si potrebbe anche non fare questo qua. È l'idea del pericolo che ci sono anche altri video piuttosto hard sul tema del cambiamento climatico. Cioè, questa transizione penso che sarà anche difficile perché bisogna cercare di farla senza creare la reazione opposta. A volte ci sono, come dire, degli sbagli che facciamo anche quando vogliamo promuovere i nuovi comportamenti e così via, che allontanano sicuramente dal cambiamento un sacco di persone. Bene, beh, io innanzitutto ringrazio, un applauso lo farei prima di passare le domande, perché così svegliate qualcuno che sta dormendo vicino, ma però li vedo tutti abbastanza sul pezzo. Vediamo un po', passiamo alle domande dal pubblico, se... Grazie Stefano. Passiamo alle domande dal pubblico, le curiosità. Stefano è qui a disposizione. Vedo una domanda dal pubblico. Non capisco perché è stato preso come punto di riferimento Ferrara. Chi è Ferrara? Un giornalista, uno scienziato, cioè penso che le cose che lei ha detto siano molto più tecniche, molto più vere rispetto a quello che è stato detto da una persona. Domanda perché penso che conti poco il suo parere,
Ma sul primo punto, Ferrara è uno dei tanti, ne abbiamo citato per motivi di tempo, Ferrara, poi nel Cavaliere Climatico c'è Giordano, c'è Zincone, potrei far vedere delle cose appunto scritte da Battaglia. Perché ne parlo? Perché in realtà vanno in televisione a dire queste cose. Cioè, se Giordano Ferrara se le dicesse da solo nel suo diario personale, non mi interessa. Il problema è che sappiamo che in prima serata, adesso io non l'ho visto parlare di clima ancora, però prima o poi lo farà, e alla radio c'hai centinaia di migliaia di persone, in televisione hai milioni, e da noi succede ancora che quando si parla di clima, nonostante quando vi ho fatto vedere che c'è l'89-98% che la pensa in un modo e l'1% di scienziati che la pensa in un altro, da noi c'è la par condicio, per cui ci deve essere lo scienziato che dice che il clima sta cambiando e quell'altro che dice che il clima non sta cambiando, l'opinionista che ti fa un discorso sulla green economy e Giordano Ferrara che ti dice che è tutta una bufala, che non è vero niente. Quindi il problema è che queste voci qua hanno un'influenza. Io ho scritto appunto a Qualcuno piace caldo e ho cercato anche di far vedere tutte le diverse voci, e l'idea del libro è proprio quella di andare a vedere se dietro queste voci qua che giravano, queste leggende metropolitane, c'era qualcosa di vero, perché alla fine tu dubiti se guardiamo, io ho fatto una rassegna stampa abbastanza veloce, ma ce ne sarebbe, insomma, a casa la cartelletta è piuttosto grande. Ancora, adesso sta un po' cambiando, devo dire che già il 2010, il 2011 sono già anni diversi.